c'è uno spazio profondo, nascosto, della rete, che è gigantesco rispetto allo spazio nel quale solitamente ci muoviamo. Si tratta di siti web che non sono indicizzati sui motori di ricerca e ai quali dunque non è possibile accedere con le stesse consuete procedure. Questo non significa che là sotto non ci siano una serie di cose straordinarie, se non altro il rapporto quantitativo, ora non mi ricordo le cifre, ma è una sproporzione gigantesca fra quello che è nel web evidente e quello che sta nel deep web. Là sotto c'è una quantità di cose enorme, compreso, guardate, una moneta particolare con movimenti finanziari che stanno completamente per conto loro, almeno per adesso, e così via e così via. Questo crea dei problemi? Per l'uso corrente che noi facciamo della rete non mi pare direttamente, ma certo questo costituisce un problema perché là sotto c'è una quantità di cose sterminata di vario tipo, anche da maneggiare con cura molto particolare, eventualmente uno riesce a entrare dentro, più del solito direi, proprio per questa caratteristica di profondità, di scarsa accessibilità. Per quanto riguarda Google, non so il professor Gori perché abbia scelto Google in particolare, io devo dire che fra tutti i motori di ricerca che ci sono, anch'io uso Google, ma, e questo riguarda anche alcune altre cose a cui lei accennava, ci sono dei meccanismi di mercato. Ho usato Yahoo, mi pareva che Google funzionasse meglio. E forse questo è, se molti hanno ragionato come me, uno dei motivi per cui, eccetera. Dopodiché i problemi di privacy a cui accennava il professor Gori ci sono e sono interessanti. Suggerirei a chi avesse voglia di farlo, di fare un piccolissimo esperimento. Se io dal mio computer, quello che ho a casa e con il quale lavoro prevalentemente, faccio delle richieste a Google, ma lo stesso vale per altri motori di ricerca, mi vengono restituiti degli elenchi di pagine web in un determinato ordine. Se faccio le medesime richieste identiche da un computer che non è il mio, l'ordine con il quale Google mi risponde è diverso. Perché? Perché lui sa, ha memorizzato tutte le domande che io ho fatto nel corso del tempo a Google per avere le informazioni che mi servono e sa cosa voglio, sa di cosa mi occupo, fa delle statistiche. Se uso il computer di un altro, le risposte sono diverse, il che significa che mi conosce abbastanza bene, non dirò perfettamente, ma abbastanza bene. Per quanto riguarda poi appunto le dinamiche di mercato fra le diverse aziende, sì, Samsung ha dei problemi, Apple ne ha altri. Per quello che riguarda me personalmente, ma questa è un'opinione personale che non è detto debba essere condivisa, io ho avuto per alcuni anni un Macintosh. C'è una cosa che non amo di Apple, che pure fornisce prodotti straordinari, ed è che lì sopra si adoperano, se non erro, soltanto strumenti proprietari, mentre in altri ambienti io posso usare prodotti open source, prodotti da aziende che operano in maniera cooperativa, Sun Microsystems con OpenOffice, che è uno di quelli più noti, e addirittura sistemi operativi
che non richiedono le licenze di cui parlava il professor Gori, ma questo è un altro discorso. A proposito del Deep Web, forse è anche bene, proverò in due parole a mettere proprio il fuoco sulla differenza con il web e su che cosa devono fare le aziende che provano a reperire informazione quando si parla di Deep Web. Sostanzialmente la differenza sta qua. E badate bene, è interessante il fatto che queste idee si possono cogliere anche senza essere informatici, anzi abituatevi ad abbattere queste barriere, proprio per quanto è prezioso il tipo di argomento di cui si parla. Allora, quello che accade nel Deep Web è che si tratta di pagine ancora che si possono ancora accedere secondo il protocollo del web, quindi di Berners-Lee, però c'è una piccola differenza ed è questa. Quando viene lanciato il web, in effetti i motori di ricerca mettono in opera questa operazione che vi ho detto si chiama crawling. Significa visitare tutte le pagine disponibili con l'indirizzo che tipicamente vedete scritto nella finestra del browser. Ogni pagina ha un indirizzo, quindi viene visitata e viene raccolta, viene scaricata nella pancia del motore di ricerca. Questo lo si fa direttamente, perché è possibile, come voi viaggiate di link in link, è possibile saltare di link in link, di pagina in pagina, e ciò che i motori di ricerca fanno è di girare il pianeta collezionando tutte queste informazioni. Adesso che succede col Deep Web? Il Deep Web fa riferimento a pagine che non possono essere scaricate se non c'è un'operazione, per così dire, attiva e intelligente. Voglio dire che voi sapete bene che per accedere ad alcune informazioni in rete dovete selezionare talvolta alcune informazioni. Quando voi comprate su Amazon qualcosa, ovviamente dovete selezionare un certo numero di opzioni. Quando acquistate un biglietto ferroviario o un biglietto aereo, fate la stessa cosa. Alcune pagine che raggiungete, le raggiungete solo in virtù di una interazione molto attiva e che richiede intelligenza, perché richiede l'intelligenza di analizzare le pagine e rispondere in modo pertinente per procedere ancora. Bene, questo intuirete apre rispetto al proprio anche a un nuovo modo di accedere a informazioni che se ne stanno ben oltre il livello del web. Il livello del web, quello pubblico concepito da Berners-Lee, non prevedeva questa possibilità di accedere in maniera automatica a informazione più profonda. Si dice profonda perché per raggiungerla bisogna scavare, bisogna andare in profondità e con una serie di domande poi si arriva a raccogliere l'informazione. Io ho messo l'enfasi su questa straordinaria azienda che è Google, con cui fatemi dire indubbiamente straordinaria, un esempio di business straordinario, con impatto, lo dico da professore universitario, azienda che peraltro ha interessi, molti, molti interessi nelle attività condotte anche nel mondo universitario. Finanzia progetti di ricerca in tutte le università del mondo, offre premi ai migliori centri di ricerca, premi, sono premi senza, badate bene, chiedere niente in cambio se non quello di un contatto con il centro di ricerca e i migliori studenti.
Questa è una cosa interessante, sono interessati ai migliori studenti, hanno ben capito che cosa significa costruire un'azienda importante di quel tipo, selezionare elementi migliori. Quindi ho parlato di Google perché è l'azienda più importante in questo settore, la più grossa, e quella indubbiamente dal punto di vista tecnologico più avanzata, che indubbiamente lavora anche sul deep web. Poi quanto lo faccia nessuno lo sa. Infatti, a proposito di questo paradosso della segretezza, tenete ben presente che tutto ciò che si induce su ciò che accade al di là di questi sistemi è un meccanismo, come dicevo in precedenza, di reverse engineering, che è una sorta di nostra proiezione, ma certamente non lo sappiamo. Quindi questo credo debba essere ben chiaro, e non è che non lo so io o un altro professore a Hong Kong, non lo sa nessuno, perché quando uno se ne va in visita in queste aziende, la cosa straordinaria che scopre è che innanzitutto sono strumenti, aziende veramente straordinarie, anzi vi dirò che in particolare quando uno visita Google, sostanzialmente se vi bendano, vi mettono lì, poi vi tolgono la benda e dite dove siete, è abbastanza difficile dire che siete in un'azienda. Sono aziende fantastiche per i meccanismi, per il colore che ci sta dentro. Però detto questo, ecco, io ho fatto riferimento ad un modello che è l'azienda più importante. Certo, tutte le aziende come Yahoo, il progetto Bing di Microsoft sono nella stessa categoria. Il fatto è che, tenete ben presente, è una sorta di regola invariante di questo tipo di business, alla fine pochi rimangono in vita, forse troppo pochi per l'importanza e il valore di questo bene pubblico che è l'informazione, per non prefigurare e auspicare soluzioni che nei prossimi anni siano anche diverse e più rispettose del valore dei dati. Invece che privilegiare questa idea che c'è un grande bacino dove si buttano tutti i dati, aziende private conquistano i dati e rioffrono i servizi. Guardate, non serve essere informatici, forse anche meglio no, per intuire che questo potrebbe essere un elemento straordinario. Magari qualcuno di voi potrebbe contribuire a cambiarlo, questo modo di procedere. Come vi ho detto, di certo dal punto di vista scientifico e tecnologico ci sono le possibilità. Le grandi sfide sono come si fa a replicare questi straordinari meccanismi di business, dove gli americani sono indubbiamente, vanno in cattedra. Noi indubbiamente non sappiamo farlo, e questo per una lunga serie di motivi che aprirebbe considerazioni di ben altro tipo. C'è qualche altra domanda? Prima che poi ci sia il fermento dei 10 minuti prima dell'una, per cui tutti si alzano e vanno via. Penso che siate tutti utilizzatori di internet, forse riflettere su quello che usate tutti i giorni non vi sembra una cosa particolarmente interessante. Ce n'è uno laggiù, che non so chi gli deve portare il microfono, là in mezzo alle colonne. No, io volevo chiedere, allora, non so se è una domanda un pochino banale o semplicistica, comunque insomma, io ho Facebook, come penso molti, e almeno la percezione che ne ho di solito è più di un servizio che c'è, e cioè, insomma, a volte si perde di vista il fatto che sia anche un'azienda. Ora, voi avete parlato del fallimento della General Motors e avevate anche così buttato questa prospettiva di un possibile fallimento di Facebook, ad esempio. E io volevo sapere se, insomma, a grandi linee, quali potrebbero essere, ad esempio, le cause che potrebbero portare a un fallimento del genere e quali potrebbero essere le conseguenze del fallimento stesso. Grazie.
La domanda è tutt'altro che banale e anzi dirò subito che sebbene abbia io provocato la questione per competenze, non credo di essere nemmeno la persona più adatta a rispondere a una domanda che, come lei dice, è così ingenua. In realtà è una domanda fondamentale, però qualcosa penso di poter dire. Che innanzitutto non auspico il fallimento di Facebook, ci sono tanti aspetti interessanti dietro Facebook e anche divertenti, e poi perché auspicare il fallimento di Facebook? Certo è che meglio è auspicare la nascita di qualcosa di più sano, di più stabile anche a lungo termine, però badate bene che questo auspicio, ahimè, sembra quasi andare in contraddizione con quello che ho detto un attimo fa, perché nella misura in cui nascessero nuovi modelli di distribuzione dell'informazione, per così dire modelli in cui la privacy è rispettata per progetto, come si dice oggi privacy by design, cioè tu progetti un sistema in cui la riservatezza è il più possibile rispettata al momento del progetto, non lanci una soluzione e poi vediamo. Immaginate una soluzione in cui la riservatezza è rispettata per progetto, perché magari i dati continuano ad essere magari in un server controllato dall'utente, quindi sotto le credenziali dell'utente. Ma parliamo del possibile fallimento. Ripeto, non sono di certo un esperto e quindi che ci sia un possibile fallimento di un'azienda, anche grossa, però lo dico da cittadino, da osservatore di quello che accade. Gli anglosassoni usano di solito l'espressione, usavano l'espressione too big to fail. Come ho fatto il caso dei General Motors, a volte se uno è grosso può pure fallire. Quando fallisce? Quando un nuovo modello simile si afferma, e a quel punto le azioni dell'azienda, un'azienda come Facebook è ormai un colosso, se viene privilegiata un'azienda competitor può evidentemente anche andare in bancarotta. Questo è qualcosa di possibile. Tenete presente che Facebook è nata l'altro ieri, General Motors aveva una tradizione ben diversa, Google pure è nato l'altro ieri, quindi questo è potenzialmente possibile. Certo, sulle ripercussioni devo dire che poi uno può arrampicarsi anche un po' sugli specchi, perché è difficile dire quali possono essere le ripercussioni. Certo è che quando si liquida un'azienda, i suoi asset, come si dice, sono magari soggetti a un trattamento che non è quello consueto, non è quello ordinario, e siccome questa volta si tratta di dati pubblici, il modo con cui possono essere trattati, non lo so, non saprei proprio dirvi, e su questo però confesso la totale ignoranza. Mi sembra solo però di poter percepire che non sia facile nemmeno per persone veramente esperte prefigurare quello che può accadere. Non è ancora accaduto niente di tutto questo, e quindi magari potrebbe anche non accadere, anzi speriamo che non accade, che non accada. Però certo tenete ben presente che sono aziende, cioè c'è un servizio offerto da aziende che si muovono con un modello che è sperimentato anche in altri settori. È il modello della Esso o è il modello della Ford, non fa molta differenza. Ci sono altre domande, osservazioni? Prego. Allora, io volevo chiedere
qual è il ruolo dei social network diciamo, per la comunicazione delle, di nuove guerre? Poi qual è il ruolo principale di internet per queste nuove guerre che si stanno affrontando e come sensibilizzare magari i giovani a informarsi di più attraverso questa, queste interfacce, insomma, queste reti? Grazie. Ma la rete in generale, i social networks in particolare, sono strumenti di comunicazione dell'informazione, come abbiamo detto, estremamente potenti e rapidi, e dunque svolgono un ruolo molto molto importante nel favorire la conoscenza di fenomeni come le guerre, e lei ha usato nuove guerre, quindi le guerre contemporanee che hanno alcune caratteristiche particolari, eccetera, eccetera. Qui c'è tutto, sì, una storia sotto. Però la rete è anche uno strumento di conduzione delle guerre, come tutti gli strumenti di informazione. Telegrafo, la telefonia, la radio sono sempre stati fondamentali per svolgere le guerre, per vincere le guerre. E ora lo stesso accade con questo. Tenete presente, se posso fare un riferimento, c'è un film che sta andando nelle sale proprio in questo periodo, si chiama The Imitation Game, non so se qualcuno l'ha visto, l'ho trovato molto bello, e comunque è la storia del padre dei computer, Alan Turing, e del ruolo che lui e un altro gruppo di persone svolsero durante la Seconda Guerra Mondiale, non dirò permettendo agli alleati di sconfiggere il fascismo, il nazismo e il Giappone con loro alleati, perché forse sarebbe eccessivo, ma certamente di facilitare in modo straordinario quella vittoria, facendo che cosa? Inventandosi una macchina che consentiva di decrittare le informazioni crittate. Un sistema di crittografia è quello in base al quale io sostituisco le lettere delle parole con simboli diversi, e bisogna arrivare a trovare questo sistema con il quale i tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale scatenavano una guerra sottomarina indiscriminata perché riuscivano a trasmettere l'informazione. Quindi, come tutti gli strumenti di informazione, ha due facce. Le guerre contemporanee si basano, come tutte le guerre precedenti, ma in misura maggiore, perché c'è una accelerazione del cambiamento che è avvenuta nel corso della storia, se volete su questo posso dire qualche parola, in misura sempre maggiore. Al tempo stesso però possono diffondere consapevolezza e possono diventare, sono diventati strumenti di informazione e di mobilitazione dell'opinione pubblica contro le guerre stesse, per la difesa di diritti civili, umani, di genere e quant'altro. Se posso fare un riferimento, poi è andata come è andata, nel 2011, quando ci furono le cosiddette primavere arabe, sul sito dove i grandi fotografi, non mi ricordo mai i nomi e quindi perdonatemi, dove i grandi fotografi, i grandi reporter mettono le loro immagini, c'era una foto di piazza Tahrir, che è la piazza centrale in Egitto dove si svolgevano questi movimenti, dove si vedevano una serie di giovanotti e giovani e ragazze accovacciati in terra, uno aveva un vistoso cerotto sulla testa, il che vuol dire che era stato bastonato, ed avevano
smartphone, notebook. La rete servì come strumento di mobilitazione. Poi non basta, le cose non sono andate come qualcuno, molti avevano sperato per adesso, ma ci sono tutti e due questi aspetti. Dunque corpi e anticorpi, sempre alla condizione che l'informazione sia, nei limiti del possibile, libera. Ma tenete anche conto che molto spesso i vincoli che vengono messi alla libera circolazione delle informazioni poi tutto sommato sembrano un pochino eccessivi. Pensate alla famosa storia di WikiLeaks, qualcuno se la ricorda? Un signore rese pubblici dei documenti riservatissimi che sembrava dovessero mettere in crisi tutto il sistema delle relazioni internazionali. Non è successo assolutamente niente. Abbiamo qualche minuto ancora per qualche domanda, sfruttatelo, come si dice. C'è qualcun altro allora? Se no possiamo fare un ultimi due minuti per ognuno per una specie di conclusione, insomma, ci abbiamo proprio due minuti e due minuti. Posso farlo io? Vabbè. Allora, sentite, no, mi pare che alcuni elementi siano stati dati, sia di contesto. Ah, c'è una domanda, perfetto. Vai, non mi vogliono sentire. Sei salvato. Sono salvato. Alzi la mano. Chi è? Sì, vorrei spostare la questione su un tema che ci riguarda di più magari come nazione, quello dell'informazione, come consapevolezza a livello anche scolastico, anche solo della società, quindi delle posizioni politiche, filosofiche, della insomma, società appunto che ci circonda. Secondo voi il web e internet insieme hanno contribuito in maniera positiva o negativa allo sviluppo di questo? Grazie. Il discorso, questa al solito c'è sempre la preoccupazione di fare domande banali, invece state facendo domande complicatissime. Potrei andare avanti e lo farei meglio se mi fossi appositamente preparato per molto tempo per rispondere a questa domanda. Risponderò per quanto mi riguarda, visto anche che abbiamo pochi minuti, con un riferimento al problema della cosiddetta sfera pubblica. Un signore, un grandissimo intellettuale tedesco che si chiama Jürgen Habermas, molti anni fa ha coniato questa espressione come strumento concettuale per far vedere come a partire dal Settecento si sia sviluppata attraverso la circolazione dei giornali, luoghi di socializzazione come i caffè, le osterie, eccetera, una moderna opinione pubblica. Che cos'è una moderna opinione pubblica? È un insieme di movimenti, di spazi, di persone che non sono semplici destinatari di messaggi, ma che maturano una opinione pubblica diversificata al suo interno che può incidere sugli sviluppi di uno Stato, di una società. È piuttosto ovvio il discorso, un sistema democratico come quello che regge la Repubblica Italiana si basa sull'esistenza di un'opinione pubblica all'interno della quale in un sistema a suffragio universale maschile e femminile con pluralità di partiti dove qui c'è qualche limite, non vi siano monopoli nel meccanismo della gestione dell'informazione, eccetera, eccetera,
i cittadini si possano esprimere, dopo aver confrontato le loro opinioni, dopo aver espresso i loro giudizi. Bene, secondo Habermas, mezzi di comunicazione come gerarchici, unidirezionali, come la radio e la televisione, hanno deprivato, colonizzato la sfera pubblica, trasformando, sono parole sue, un pubblico giudicante in un pubblico di spettatori. Secondo lo stesso Habermas, la rete ha rilanciato la possibilità di una sfera pubblica, perché ognuno di noi non è un semplice spettatore, ma è uno che può formulare un giudizio nella interazione con altri. Da questo punto di vista il web è senza dubbio fondamentale. Poi il discorso potrebbe proseguire, ma questo è un dato che appunto non viene di solito, per quanto ho visto, contraddetto da nessuno. Su questo elemento c'è una larga condivisione. Allora ringrazio e 2 minuti per concludere, dicendo appunto che proprio anche sulla base di quello che veniva detto ora da Tommaso Detti, è bene la partecipazione, ma la partecipazione all'informazione deve essere con spirito critico, come è già stato detto. Vi faccio un esempio e poi chiudo con una brevissima citazione di Licklider, che secondo me è molto bella, e presa dal libro peraltro di Tommaso Detti e Giovanni Lauricella. L'esempio è questo: siccome si parlava di politica, di opinione pubblica, ma anche di, in qualche modo, acquisizione di cultura, crescita culturale, voi pensate per esempio a quelle cose che nei social ci sono, mi piace. Allora lanciamo una pubblica gara su qual è l'esperimento più bello, esperimento, vediamo un esperimento di fisica, no? E senza nessun filtro sugli esperimenti, che siano fattibili o no, che parlino di cose reali o irreali, vince chi c'ha più mi piace. Allora facciamo un esperimento più banale: prendo una pallina, la faccio cascare per terra, questa non mi piace, la vedo tutti i giorni, e qualcuno mi dice che ha fatto un esperimento in cui la pallina va verso l'alto. Beh, e questo piglia più mi piace, ma la pallina va verso il basso, verso l'alto, no? Quindi bisogna stare attenti in questa forma di accodamento per moda e di valutazione e tra l'altro di esposizione delle notizie anche nelle vostre pagine Facebook, quelle che sono più lette, più cliccate, sono quelle più interessanti, più formative, oppure no? Domandatevi, no? Allora, a questo proposito finisco con questa citazione, 1979, c'è nell'aria, diceva Licklider, un senso di rinnovata speranza che l'interesse pubblico troverà un modo per dominare i processi decisionali che danno forma al futuro. Ci sono partiti, no? La partecipazione, la democrazia diretta. Penso che in parte l'intervento prima, la domanda prima avesse a che fare anche con questo. Ciò non significa semplicemente che tutti debbano votare su ogni questione, poiché votare in assenza di comprensione definisce solo l'atteggiamento del pubblico, non il pubblico interesse. Significa che molti individui dotati di spirito civico, vediamo quali sono, devono studiare, e studiare fa fatica, quindi non è che internet appunto, raccolgo ma non costruisco, raccogliere è più facile che costruire. Devono studiare, costruire modelli, discutere, analizzare, argomentare, scrivere, criticare e risolvere ogni questione e ogni problema fino a raggiungere un consenso o verificare che non è possibile raggiungerlo. A quel punto può essere opportuno votare. Significa che quindi prima di fare mi piace, discutiamo nella forma più banale, poi per i partiti o per altre cose, tutto l'articolazione che dicevo. Significa che molte persone dotate di spirito civico devono essere al servizio del governo, anzi devono essere il governo. E significa che le decisioni sullo sviluppo e lo sfruttamento della tecnologia informatica devono essere prese non solo nel pubblico interesse, ma nell'interesse di fornire al pubblico stesso i mezzi per partecipare ai processi decisionali che daranno forma al futuro. E questo è un augurio che credo
possiamo fare a tutti voi. Prego. Se posso aggiungere una cosa, perché come comunicatori noi tre forse non siamo bravissimi, il professor Peruzzi ha preso questa bellissima citazione di Licklider, ma non è detto che tutti sappiano chi era, perché in realtà io poi non ho fatto una sintesi della storia di Internet. La rete nasce come operazione eminentemente collaborativa, a cui, come ho detto, partecipano anche numerosi graduate students, studenti universitari, eccetera, eccetera, e vi partecipano in modo attivo e autonomo, ma tutti coloro che all'interno di questa comunità interdisciplinare di studiosi, a partire dagli anni 60 del secolo scorso, costruirono la rete in cui il primo embrione entrò in funzione nel 1969, tutti senza eccezione hanno riconosciuto di essere debitori di qualcosa a questo signore, Joseph Licklider, che è un personaggio sconosciuto ai più, che è una specie di icona, di santino per gli appassionati di queste cose. Si digita Licklider in rete e si trovano appunto tabernacoli, eccetera, tanto che quando sono andato al Massachusetts Institute of Technology per visionare il suo archivio personale, io ero molto prevenuto, dico, qui ci deve essere qualcosa che non funziona. Come avete sentito dalla citazione del professor Peruzzi, quando sono tornato dopo aver visto il suo archivio, mi sono accorto che quel personaggio voleva molto di più di quello che la vulgata vorrebbe, meglio di un santino.